Salve a tutti, bentornati in un nuovo video. Questa settimana niente polvere e fumetti per diverse ragioni, semplicemente perché non sono riuscito a passare in fumetteria in questi giorni. È stata la settimana di Cartoomix, quindi è la settimana di Cartoomix, anzi, mentre voi state guardando questo video io sono proprio a Cartoomix a Milano, oppure sono fermo da qualche parte in treno sperduto in mezzo a Milano per via dello sciopero. Ma in ogni caso, appunto, questa settimana saltiamo il nostro appuntamento settimanale, perché appunto per questi motivi. Ma ho deciso comunque di non lasciarvi senza video, perché appunto mi è arrivato il nuovo pacco con le nuove uscite appunto di Ho Visto Cose del mese di febbraio. In realtà devo dire che durante il mese di febbraio mi era già arrivato un pacco appunto da Ho Visto Cose, perché proprio da febbraio, vi do questa informazione, appunto Ho Visto Cose comincia a fare non più una sola spedizione al mese di americani, cioè di fumetto americano che gli arriva in sede a Roma, ma ne fa due al mese, una verso la prima metà e una appunto verso la fine del mese. Quindi qualora siate interessati, potete anche sfruttare questo tipo di vantaggio appunto che Ho Visto Cose vi offre. Come sempre sapete che io vi consiglio assolutamente di affidarvi a questi bravi ragazzi per appunto recuperare, per spulciare un po' di materiale americano e non solo, nel caso magari abitiate in qualche punto particolarmente sperduto in cui non riusciate appunto a raggiungere un negozio di fumetti, un edicola, insomma così, potete tranquillamente affidarvi a loro, perché appunto hanno un servizio di spedizioni, imballaggio, che pina pina metta veramente top, quindi affidatevi proprio tranquillamente, perché sono sempre disponibili, sempre gentili, ripeto, servizio sempre molto curato e molto diciamo di qualità, e appunto come al solito ve lo consiglio, trovate il link in descrizione. Ma adesso vi faccio vedere appunto cosa mi è arrivato, cosa ho acquistato, cosa ho preordinato per il mese di febbraio. Cominciamo con Image Comics, per cui sono arrivate un tre cose interessanti. La prima è la conclusione di The Magic Order, la saga scritta da Mark Millar e disegnata da Olivier Coipel, col che arriva appunto alla sua conclusione con questo numero, con il numero 6. Tra l'altro è stata proprio annunciata anche nell'ultima anteprima uscita per Panini Comics, quindi uscirà il cartonato nella linea penso 100% HD appunto di questa serie. Una serie bella, interessante, che tra l'altro è già praticamente è nata in una collaborazione fra Image e Netflix, per cui è già praticamente stata concepita come serie televisiva proprio del Millar verso di questo universo di storie, tutte create da Mark Millar. Una conclusione un po' così, diciamo, non mi ha fatto totalmente impazzire, però nel complesso è una storia che mi è piaciuta molto. Ovviamente la ricomprerò in italiano, perché ripeto, mi è piaciuto veramente veramente molto. Disegnata, non ve lo sto neanche a dire, veramente benissimo, perché Olivier Coipel è proprio una conferma, una certezza. C'è un plot twist finale appunto abbastanza, non dico telefonato, però insomma niente di così tanto sconvolgente, diciamo. Però appunto tutto sommato, se cercate una storia leggera, una storia di maghi, una storia di cospirazioni, di, ripeto, lotte fra famiglie di maghi e tutto quanto, lo trovate in Magic Order. Una storia tranquillissima, una storia bella appunto, che ripeto diventerà, è stata proprio concepita e si vede anche questo, per diventare appunto una serie televisiva, ripeto, una cosa che si evince tranquillamente durante la lettura. E appunto adesso mi tocca aspettare la serie televisiva, voglio vedere un po' cosa ne faranno. Sempre parlando di Image, sempre parlando di collaborazioni fra Image e Netflix, proprio durante il mese di febbraio è uscita un'altra serie che è stata proprio concepita sempre da Mark Millar per diventare poi una serie televisiva di Netflix, che è Sharky the Bounty Hunter, una serie che vanta i disegni del nostro italianissimo Simone Bianchi, che appunto si destreggia in questa storia di cui so poco e niente fondamentalmente. Penso che sia una storia, anzi
sono abbastanza certo di questo, che sia una storia ambientata appunto in questo futuro, con questo protagonista, questo Sharky, che è un cacciatore di taglie fondamentalmente. Appunto, anche questa diventerà una serie televisiva, sempre prodotta da Netflix. Anche questa è una serie, mi pare, di soli 6 numeri, quindi si tratta sempre di miniserie, di volumi, scusatemi, di serie concluse in pochi numeri. Tutto sommato ci sta, perché hanno proprio le strutture un po' da serie televisive, e non si sa mai magari che poi vengano portate avanti, un po' come è stato per esempio per quella che è stata un po' la serie apripista per questo tipo di concetto, che è appunto Kick-Ass, che era partita come serie singola, diciamo, per poi evolversi anche in altre due stagioni, diciamo pure così, che sono diventati poi dei film, in spin-off, cose varie. Insomma, vedremo un po' come continuerà questa serie. Nel merito, Simone Bianchi a me piace molto come illustratore, piace molto come copertinista. Personalmente non lo ritengo un grande fumettista, o meglio, non è il mio fumettista preferito, diciamo pure così, perché ripeto, come per esempio era per Mike Del Mundo, che anche lui non lo ritengo un grandissimo fumettista, anche se mi sono dovuto ricredere in parte. Anche qua Simone Bianchi lo ritengo un grandissimo disegnatore, un grandissimo copertinista. Non penso che sia il miglior fumettista italiano, appunto, che troviamo sulla piazza. Spero di non offendere nessuno, ma questa è semplicemente la mia opinione personale. Sempre rimanendo in tema Image Comics, è uscito il quinto numero finalmente di Murder Falcon di Daniel Warren Johnson. Una serie metallara, una serie fuori di testa, veramente bellissima, ma che non si ferma fortunatamente soltanto a essere una serie cazzona, una serie ignorante, cacciarona, così, ma lancia anche qualche segnale interessante. E poi, cazzo, in questo numero assalta fuori questo chitarrista, questo Blackster, che appunto anche lui ha questo potere di evocare delle creature suonando appunto la sua chitarra, la sua musica, proprio come è il protagonista appunto di Murder Falcon. E appunto vedremo come verrà coinvolto all'interno della trama, appunto con questi comprimari, tutti in grado di suonare i propri strumenti evocando queste creature per combattere appunto questi mostri che arrivano invece da un'altra dimensione per conquistare appunto il nostro pianeta, la nostra terra. Passiamo adesso alla Marvel, per cui abbiamo un po' di uscite, alcune delle quali riesco anche già a parlarvene. Ho citato prima Mike Del Mundo parlando appunto di disegnatori, che di fumettisti che non mi fanno impazzire come fumettisti tali, ma sono secondo me bravissimi come disegnatori. Tutto perché è uscito il nuovo numero anche di Thor. Sapete che sto seguendo anche questa serie in americano, il numero 10. Non fatevi ingannare dalla copertina molto tranquilla che vede Thor e suo padre Odino seduti su ciò che rimane del Bifrost, del ponte dell'arcobaleno, perché è un numero veramente veramente intenso, soprattutto perché c'è questo incontro-scontro fra Thor e Odino. In particolare è molto bello il punto di vista di Odino, il punto di vista non del padre di tutti, ma di un padre nei confronti del proprio figlio, di un padre che si pente di un sacco di scelte, si pente di come è, di come ha cresciuto il proprio figlio. Insomma, è veramente bello, forse uno dei numeri più belli, se non forse il più bello dal punto di vista appunto diciamo emotivo, ripeto, da questo punto di vista, scritto ovviamente da Jason Aaron. E tra l'altro ci anticipa che fra 2 mesi comincia la Guerra dei Reami, un arco narrativo, chiamiamolo anche crossover, che è stato annunciato lo scorso inverno, che promette di essere proprio la chiave di volta di tutto ciò che Jason Aaron ha costruito nel corso dei suoi anni appunto sul Tonante. Ci mancherà un sacco, mi mancherà un sacco Jason Aaron su Thor, veramente non so cosa potrebbe accadere, non so dove andrà a finire Jason Aaron, non so chi andrà a finire su Thor. Mi spaventa quasi un po' questa cosa, perché io mi sono proprio innamorato di questo personaggio, mi sono innamorato del fumetto Marvel proprio grazie a Thor, proprio grazie a Jason Aaron. Vedremo un po' cosa ne sarà appunto del mio carissimo e amatissimo Tonante, numero veramente spettacolare.
E tra l'altro, sempre parlando di Thor, sempre parlando di queste serie, proprio a Cartoomix saranno, ci sono ospiti in questo momento Mahmood Asrar e Esad Ribic, per cui il mio cuore batte intensamente, che sono il disegnatore e copertinista di Conan, sempre scritta da Jason Aaron. Quindi sono probabilmente in questo momento, non sono ancora arrivato ad intervistare Ribic, però sappiate che intervisterò Ribic proprio oggi. Io sono veramente in palpitazione, in trepidazione da settimane. Sempre parlando di fumetto Marvel, è finalmente uscito anche il primo numero del rilancio, del Fresh Start, di Daredevil, di... adesso non mi ricordo il nome senza guardarlo, di Chip Zdarsky, Marco Checchetto, con queste bellissime copertine di Tedesco, Giulian Totigno Tedesco, mi pare si chiami. Allora, un team che fin dal suo annuncio ha destato parecchie sorprese, perché alla gestione proprio della testata della sceneggiatura di Daredevil c'è uno scrittore che è molto agli antipodi, proprio anche come personalità, con una personalità come quella di Daredevil, perché Zdarsky è un personaggione, veramente è un personaggio, è un cacciarone, mi viene da chiamarlo quasi uno stupido idiota, ma in maniera affettuosa, veramente. Mi ricordo quando è stato ospite di Bao a diversi Lucca Comics fa, che si presentò a una sessione di firme vestito con questa tutta attillata di Flash, veramente fuori di testa, fuori dal mondo. Però è anche un ottimo sceneggiatore, un ottimo scrittore, appunto, accoppiato a un forse il miglior talento, quello più conosciuto nel nostro paese, appunto, per quanto riguarda il fumetto Marvel, e che tra l'altro ha già lavorato sul personaggio di Daredevil, ha già fatto diverse cose, appunto, sul cornetto. E che dire, mi è piaciuto abbastanza questo primo numero, un numero che risente molto della gestione precedente, ci fa capire quanto Devil si senta in gabbia, letteralmente. Questo è un tema ricorrente, appunto, all'interno di questo primo numero, di quanto sia anche in difficoltà a dover riprendere il costume, di dover riprendere a essere, appunto, il diavolo di Hell's Kitchen. E questo si vede bene soprattutto in alcune scene in cui si lancia sui palazzi. Appunto, ritorna Kingpin, c'è l'ingresso di un nuovo ufficiale di polizia che sembra essere totalmente contro gli eroi in maschera, totalmente contro ovviamente anche Daredevil, che a sua volta sembra anche essere coinvolto in un omicidio. Insomma, tutto questo sembra gettare dei buoni presupposti per quello che, appunto, sarà il nuovo corso di Daredevil, dopo una gestione di Soul che, se all'inizio mi era piaciuta molto, a un certo punto è diventata proprio piatta, insipida, veramente mi ha proprio stancato fino ad un certo punto. Se la telecamera volesse mettere a fuoco non sarebbe male. Appunto, sono abbastanza fiducioso. Voglio dargli fiducia. Vedremo un po' come sarà il proseguio di questa serie. Non vedo l'ora di leggerlo. Lo spulcerò da qualche amico che si ordina i TP americani. Però, come primo incipit, molto, molto promosso, diciamo. Arrivando invece a un'altra serie, sempre parlando di Marvel e parlando dei mutanti, è uscito il primo numero di Marvelous X-Men, all'interno, appunto, di questa Age of X-Men. Allora, di cosa si tratta? Si tratta di un'operazione molto simile a, per esempio, quella che fu l'era di Apocalisse, a quella che fu, per esempio, qui in Italia, ovviamente anche in America, quella per Secret Wars, ovvero che durante questo evento, durante questo, ripeto, non chiamiamolo crossover perché questo non è un crossover, ma durante questo evento in generale, le testate cambiano nome, le testate assumono, appunto, altri nomi, raccontandoci diversi aspetti, diversi punti di vista, appunto, di questo, chiamiamolo, ripeto, evento. In questo caso c'è proprio Age of X-Men, che penso sia il ritorno in scena, appunto, del personaggio che si chiama X-Men, che è questo personaggio che vedete qua con l'occhio luminescente, un personaggio degli X-Men che conosco solo di nome, che deduco possa manipolare le menti altrui, deduco possa manipolare la realtà, proprio perché vediamo questo mondo in cui gli X-Men sono finalmente accettati dalla comunità, sono visti proprio come degli eroi, dei salvatori, ripeto, della comunità.
appunto, vediamo da diversi punti di vista, in questo caso dal punto di vista della squadra dei mutanti effettiva, vediamo Jean Grey, X-23, Nightcrawler che è diventato un attore, appunto X-Men, Nature Girl, Colosso, Tempesta, Magneto addirittura, fanno tutti parte di questo gruppo, appunto, che fondamentalmente si occupa di salvare la gente, fondamentalmente tutto qua. Un primo numero che non mi ha intrippato molto, ho citato l'era di Apocalisse non a caso, perché appunto ci sono dei rimandi appunto all'era di Apocalisse, al personaggio di Apocalisse, però ripeto, non mi ha entusiasmato, vedremo un po' come continuerà. Devo dire che anche il primo numero di... appunto della nuova gestione degli X-Men, adesso non mi ricordo, forse era Astonishing X-Men, non mi aveva entusiasmato propriamente, devo essere sincero. Vedremo un po' come sarà, aspetterò appunto che escano i tipi dei miei amici per poterli appunto rubare, darci un'occhiata. E poi ho comprato due uscite, un numero 1 e un numero 11, semplicemente perché le copertine erano veramente veramente fighe, ovvero sto parlando del primo numero di Infinity Watch, di Wolverine, scusatemi, Infinity Watch, scritto da Jerry Duggan, comprato semplicemente perché è disegnata da Camuncoli. E poi c'è questa figata del guanto dell'infinito da cui spuntano appunto gli artigli di Wolverine, insomma è una tamarrata, non dico quasi una puttanata, però insomma mi intrippava a tal punto da dire ok, me la piglio, ho più probabilità di farmela firmare appunto quando vedrò il cammo, però appunto era figa. Cosa che tra l'altro testimonia ancora di più il coinvolgimento di Wolverine appunto nella cosmogonia della Marvel, appunto all'interno del cosmo, proprio dello spazio, degli eroi cosmici, ripeto, di Wolverine. Vedremo un po', perché anche qua ci sono diversi intrecci appunto con Infinity. Con la serie Infinity Wars, quella che si è conclusa, mi pare, da poco in America. E che tra l'altro spero che porti effettivamente a quello che sarà un rilancio della testata di Wolverine, perché ancora l'abbiamo visto tornare, ma non sappiamo ancora effettivamente nulla di questo rilancio, o almeno fino ad ora, o che io mi ricordi. Però appunto così è. Speriamo che appunto di avere notizie presto su un effettivo rilancio della testata di Wolverine. E poi l'altra cover che mi sono comprato, perché non, veramente era fighissima, come l'ho vista, ho detto ok, non posso non prenderla, è quella del numero 11 di Venom, che come vedete cita una copertina di Watchmen, proprio non solo nell'immagine, ma anche proprio nella struttura proprio di questa copertina, con il logo a sinistra in orizzontale, la spilla, che anziché esserci la spilla di Watchmen c'è appunto il faccione di Venom, il sangue che si mischia al simbionte, insomma. E la cosa veramente figa è che, se non sbaglio, adesso vado a controllare. Esatto, e questa cover è stata realizzata proprio da Dave Gibbons, che è il disegnatore e copertinista, ovviamente, di Watchmen. Quindi ancora più figa come cosa. C'è stato questo bellissimo, come dire, non scambio di battute, ma questo questa divertentissima serie di tweet di Jerry Duggan, scusatemi, di Donny Cates, appunto lo scrittore della testata, in cui si dice nuovo erede di Alan Moore, ovviamente scherzando, appunto ha voluto proprio andare fino in fondo con questo scherzo, facendoci disegnare una variant proprio da Dave Gibbons, veramente veramente figa, appunto non potevo non prenderla perché mi piaceva veramente un sacco, ho detto no, la voglio assolutamente. Per quanto riguarda invece la DC Comics, ho finalmente iniziato a recuperare alcune serie che sono uscite in raccolta, in TP, come ho fatto vedere già il mese scorso con Batman Metal, perché ho recuperato due serie che puntavo da un po' di tempo, che non so quando arriveranno in Italia, non so in che edizione arriveranno in Italia, e visto che ormai praticamente cerco di seguire tutto in formato antologico, preferisco a questo punto attaccarmi al mercato direttamente americano, comprarmi i TP americani e basta. Se mai dovessero uscire delle edizioni economiche e appunto
decenti, tra virgolette, in Italia, ovviamente me le ricomprerò per foraggiare anche il mercato italiano. Sto parlando di Justice League No Justice. Questa era una serie che mi intrippava un sacco, al di là del fatto che il team artistico è veramente pazzesco, parliamo di Scott Snyder, James Tynion, Joshua Williamson e Francis Manapul, mi intrippava anche il fatto che questa era una serie che era stata preannunciata durante con DC Nation, si erano stati mostrati appunto, alcune pagine. La cosa che mi intrippava ancora di più è che vengono creati dei team appunto di personaggi, di eroi, villain, perché vengono inclusi anche dei nemici appunto classici della DC Comics. Si parla per esempio di Sinestro, Deathstroke, Etrigan, un antieroe come Lobo, Lex Luthor, mi pare ci sia anche Starro, insomma tutto questo genere di personaggi, anche antieroi appunto, a formare queste squadre miste. Guardate per esempio questa, la squadra rossa con Flash, Cyborg, Harley Quinn, Robin. La mia preferita, adesso cerco se salta fuori, dovrebbe essere questa qua, è la squadra viola, che è la squadra ovviamente della magia, in cui militano Zatanna, in cui militano Dr. Fate. Adesso non trovo la pagina nel merito dove si fa vedere, ma è fighissima, appunto la squadra di Wonder Woman, bellissima. Tra l'altro il preludio di cui vi parlavo prima è proprio anche contenuto in calce appunto al volume. Ripeto, volevo cercare la formazione della squadra viola. Eccola qua, Zatanna, Dr. Fate, Etrigan, Raven, Wonder Woman, insomma una squadra della Madonna, che è appunto la mia preferita. E appunto volevo darci un'occhiata perché sembra una cosa legata tra l'altro a doppio filo con Metal. E vedremo un po' come sarà anche questa serie. E poi un'altra serie sempre legata a Justice League e sempre scritta da Scott Snyder è Justice League, il ritorno della testata regolare appunto della Justice League, disegnato da Jorge Jimenez, scusatemi, e Jim Cheung. Mi pare che questo sia proprio l'esordio e l'inizio del contratto proprio per Jim Cheung in casa DC Comics. Un ritorno alla Justice League che tra l'altro riprende in squadra il personaggio di Martian Manhunter. C'è proprio il ritorno del personaggio di Martian Manhunter dopo mi pare un bel po' di tempo che non si vedesse, perché mi ricordo che c'è stata proprio una non dico clamore, però venne fatto notare il fatto che appunto finalmente Martian Manhunter ritornasse nella Justice League insieme anche a Hawk Girl. Questo sapete che è stato un personaggio di Hawkman e di Hawk Girl, sono stati, non dico determinanti, ma sono stati molto importanti per quanto riguarda Metal. Si parla per esempio di Hawkman Lost and Found. Si parla della nuova serie, tra l'altro, di Hawkman, disegnata da forse disegnata e scritta da Brian Hitch, se non sbaglio, però potrei sbagliarmi. Insomma, abbiamo ritorno di questi due personaggi all'interno della Justice League. Anche qua ne ho sentito parlare veramente molto molto bene e appunto adesso finalmente ce l'ho, posso leggermela e vedremo un po' anche qua come Snyder porterà avanti la trama della Lega della Giustizia in questo nuovo, chiamiamolo pure, rilancio. Insomma, fatemi sapere un po' cosa state leggendo in generale, se state seguendo qualche serie americana anche voi tramite Visto Cose, online, insomma, parliamone. Se avete già letto qualcosa, se avete delle aspettative, insomma, parliamone qua sotto nei commenti, sapete benissimo come fare e cosa voglio da voi. In descrizione, vi ripeto, trovate i link per arrivare direttamente a Ho Visto Cose, insieme anche a tutti i miei social network, insomma, Facebook ed Instagram, sapete che sono quelli che utilizzo più spesso. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!